È l'ultimo carico di roba buona, capo. Lo so, ho conservato quelle bottiglie per 10 anni. Ma ci servono soldi. Portatele via. Sentito? Caricatele. Che piacere vedervi. Capo, che ne pensa del lavoro con Salvatore? Sei stato bravo, Tom. Ghillotti non ha più nulla su di noi. Abbiamo guadagnato tempo. Almeno finché bastano i soldi. Forse possiamo fare una job assa, capo. Sam mi ha detto che hai un piano. Già. E le piacerà. Faremo un bel gruzzolo e faremo assaggiare qualche dente a Morello. Ok, cosa hai in mente? Un paio di settimane fa mi stavo rilassando nella cigar lounge del Blue Tropics. E che? Un bordello da 4 soldi. 2 stanze totalmente spoglie coi materassi a terra. E per gente rispettabile. Hanno il bar e tutto. Comunque, un cliente era ubriaco fradicio e tormentava la madama con tutti i suoi problemi. Ha attirato la mia attenzione col suo accento del cazzo. Ripeteva ancora e ancora di questa bella attività che era riuscito a tirare su. Ma gli schiavi per cui lavorava pretendevano una fetta e avevano deciso di rompergli il naso. Gli hai pagato il conto? E certo che no. Però l'ho accompagnato fuori e l'ho portato a una tavola calda per aiutarlo a riprendersi. Ci mettiamo a parlare e viene fuori che il suo nome è Gates. È un campagnolo e viene da Kentucky. Un contrabbandiere. Meglio. Suo padre possiede un paio di distillerie. E vi lascio immaginare chi è il loro unico acquirente da queste parti. Morello. Ma pensi che voglia tagliare i ponti? Già. Ma lo sono lavorato bene, capo. Stanotte ha un altro grosso carico. Ma ha convinto tutti i suoi uomini a arrendersi. Non dobbiamo fare altro che simulare una rapina vera e propria. Non lo so, Poli. Ti fidi davvero di noi? Morello non gli piace, questo è chiaro. E poi non abbiamo alternative. Siamo quasi alla canna del gas, giusto, capo? Che ne pensi, Tom? Dobbiamo rimpiazzare il Canadian. Se per Poli questo Gates è la soluzione, per me va bene. Dov'è l'incontro? Ha grosso parcheggio già in centro. Ok, bene. Ma stavolta vedete di non fare minchiate. Portate anche Carlo e Little Bill. Cosa fatta, capo? Quando avete il furgone, tornate subito qui. Non la deluderemo, capo. Non farmi pentire di averti concesso di andare in giro con i ragazzi. Non si deve preoccupare. Lo so, se ne preoccupa Tommy, infatti. Proteggo io il suo autista, capo. Buona fortuna, allora. Sam e Little Bill vi stanno aspettando in centro. Stai bene, Carlo? Sembra uno che se l'è fatta sotto. Da, vaffanculo. È il tuo momento di gloria, eh? Finalmente sei con i ragazzi. Senti, passo più tempo io con il Don che tutti voi messi assieme. Certo, certo, lo aspetto fuori finché non ha finito con le sue puttane. Se non mi volete, non vengo. Nessun problema. Il capo non lo verrà a sapere. No, se il capo ha detto che viene, tu vieni. È solo che c'hai l'aria di uno che va a farsi una scampagnata. E non voglio che Gates pensi che siamo dei deboli. A ogni modo, perché Gates ce l'ha con Morello? La prima volta che Gates ha fermato i furgoni, Morello ha deciso unilateralmente di modificare i termini. E già che c'era, ci ha rotto il naso come parte della rinegoziazione. Se Morello viene a sapere che siamo coinvolti, è la volta buona che glielo stacca. E questo dobbiamo fingere di rapinarlo. Così tornerà dal suo paparino raccontando la storia a strappalacrime di come è stato derubato e minacciato con le pistole. Convincerà il vecchio che Morello non sa proteggere la merce. E a quel punto ci servirà un nuovo compratore e suggerirà un tipo affidabile chiamato Salieri. Questo piano è una stronzata, Tom. Poli me l'ha raccontato ieri e in qualche modo sembra già peggiorato. Ascolta, quando farai un lavoro vero per il capo, invece di scarrozzarlo in giro, allora, solo allora potrai dire la tua. Fino a quel momento, vedi di tenere chiusa quella cazzo di fogna. Va bene, come vuoi. Poi non venire a piangere da me quando Morello ti becca. Che stai insinuando? Che cazzo stai insinuando? Ragazzi, fatela finita. Cristo. Ci lavoro spesso qui. Il parcheggiatore si accontenta di poco. Non fanciare nessuno finché qui ci sono io. Ok, ci siamo.
Gates sta aspettando all'ultimo piano. Tutto tranquillo per ora. Solo chi lavora alla macchina. Dalle 9 alle 5 questo posto è deserto. Beh, noi abbiamo un lavoro, ma siamo qui. Quell'accio tipo di lavoro. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere su Gates, Poli? Solo che c'ha il naso rotto e le casse piene di roba buona. L'ideale per noi. L'ideale per noi. Oli, è un piacere vederti. Sì, anche per me, Gates. Beh, spero sappiate riconoscere il buon whisky. Beh, non sono esattamente un esperto. Tommy? Sì, è buono. Il primo pagamento. Se il don è soddisfatto, finanzierà altri carichi. Le quantitative aumenteranno costantemente. E noi saremo ricchi, ragazzi. Beh, è sempre un piacere fare affari con persone rispettabili come Don Salieri. Quindi, porgigli i miei rispetti. Ma certo. Ora dobbiamo solo chiudere questo affare. Cristo, Molino! No, no! Tranquilli! Che c'è? Ve l'ho detto che all'apparenza doveva sembrare una rapina, no? Quando avrò finito in questa città mi toccherà rifarmi il naso. Puoi stare tranquillo. Con tutti i soldi che ti farai potrai comprartene uno nuovo. Alcolici e filate, ci pensano i miei ragazzi. Andate, toglietemi di mezzo tutti quelli che incontrate più avanti. Io resto con il piccoletto. Carlo, sali sul taxi. Non ci servi da morto. Tommy, cerca gli altri, non è ancora finita. Forza, devo una mano. Andate, toglietemi di mezzo tutti quelli che incontrate più avanti. Io resto con il piccoletto. Arrivano altri! Sono qui! Sto chiamando il resto della banda! Arriva il resto della banda!
Cristo santo, restate vicini e non fermatevi, proteggete l'alcol. Io sapevo che non era finita. Altri sparate. Venite subito qui. Arriva il resto della banda. Stai subendo troppo. Prendi una macchina e coprimi le spalle. Sì, Sam. Ma che ci avrà fatto Morello a scoprire dell'accordo? In questa città nessuno si fa i cazzi suoi. Per il momento portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di non morire. Ce lo sapevo! Ne abbiamo alzi alle calcagne! Ok, cerchiamo di rallentarli. Capiscili dove fa male! Più ad arrivare!
forse li abbiamo seminati. Grazie al cielo. Andiamo a casa, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo gli alcolici. Voglio dire, non è andata secondo i piani, ma abbiamo gli alcolici. Già, anche se mi sa tanto che stasera io e te ne berremo un bel po'. E direi che ce lo siamo meritati. Sembra una calibro 38, opera di quelle di Morello. Sì, capo. Li abbiamo sistemati. E il 18 del Kentucky? L'hanno colpito alla spalla, ma è un tipo tosto. Lui e i suoi sono andati via appena abbiamo steso i sicari di Morello. L'imboscata darà a Gates al padre un altro motivo per far fuori Morello da business. Sentiamo se questo sciacqua modella è valso il disturbo. Ottimo. Mi occuperò dei dettagli col padre di Gates. Con questa delizia del Kentucky torneremo sulla cresta dell'onda. Bel lavoro, ragazzo. Sono fiero di te. Sono fiero di tutti voi. Alla salute! Salute!